Nel tempo ho visto il paese cambiare, ma una cosa è sempre rimasta la stessa: l'energia che questo luogo mi sa dare ogni volta che ritorno. Vestina Gas e Luce è nata qui per alimentare le nostre case e attività con l'energia del nostro territorio. Se prima forniva solo gas, ora si prende cura di tutti i servizi primari: luce, acqua e fotovoltaico, per produrre in modo pulito l'energia che consumiamo. Ogni volta che scegliamo una fornitura Vestina, stiamo sostenendo il nostro territorio. L'essenza di un territorio è nei volti delle persone, nelle azioni di ogni giorno, negli spazi che raccontano storie e esperienze, e soprattutto negli occhi di chi guarda sempre al futuro, di chi sogna, progetta, inventa. Per dare forza a tutto questo, c'è una banca che da più di 60 anni sostiene le imprese, le famiglie, i giovani, contribuendo alla crescita del territorio. Presente in 62 comuni e 3 province, con oltre 5.000 soci, è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo per raccolta diretta e impieghi. BCC di Castiglione Messere Monde Pianella, una banca differente che dà fiducia alle tue idee. La farmacia comunale Colle Corvino propone tanti servizi come holter prestorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita, oltre a numerosi sconti sui farmaci. La nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? Anni vengono una volta nella vita e si è fortunati anche a festeggiarlo. Oggi abbiamo riunito tutti quelli che hanno avuto una parte importante nella crescita di Rustichella d'Abruzzo negli ultimi anche 40 anni. Clienti, amici, dipendenti, consulenti, tutti coloro che comunque con la loro vicinanza ci hanno reso veramente grandi. Di tutto il pubblico che
dà il via ufficialmente a questa serata, una serata altamente emozionale che vivremo qui. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti. Inizia qui il nostro centenario. Questo sarà un momento particolare perché dopo i saluti di Gianluigi racconteremo la nostra storia attraverso alcune persone che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo negli anni, non dico in 100 anni, ma negli anni in cui io e mio fratello, esattamente nel 2001, abbiamo iniziato questa avventura, quando nostro padre purtroppo ci ha lasciati. Questa sera festeggiamo il centenario di Rustichella d'Abruzzo, un traguardo importante che conferma la passione, la volontà e la perseveranza che abbiamo avuto per raggiungerlo. Abbiamo sfatato anche il mito della terza generazione. Si dice la prima costruisce, la seconda mantiene, la terza distrugge. Il passaggio verso la quarta generazione in atto e la barca per ora è salva. Quindi, cari ragazzi, siete tranquilli. Dall'inizio dell'anno, durante le nostre visite e gli eventi, è stato sempre sottolineato che un centenario si celebra una sola volta nella vita e che siamo fortunati ad essere qui per festeggiarlo. Ringraziamo tutti i presenti, in particolar modo coloro che sono stati protagonisti dell'avventura di Rustichella d'Abruzzo, molti di voi ancora sulla nave verso nuovi traguardi. Ringraziamo gli amici che ci hanno onorato anche della loro presenza. In primis vogliamo ricordare coloro che hanno reso possibile questo traguardo e che non sono con noi stasera. La lista è molto lunga, ma desideriamo in particolare ricordare i nostri nonni e il nostro padre, i primi che hanno avuto il coraggio di intraprendere questa avventura in un periodo molto difficile della storia italiana, devastata da 2 guerre mondiali. Nostro padre, per la lungimiranza di allora nel comprendere che l'interesse per i prodotti artigianali e la pasta di qualità stava crescendo sui mercati nazionali e internazionali. La famiglia Magri, Stefano e Modesto, nel lontano 94, 30 anni fa, hanno scommesso su Rustichella d'Abruzzo, oggi soci legati da una fraterna amicizia. Abbiamo avviato lo sviluppo, poggiando la crescita sulla qualità, l'innovazione e l'internazionalizzazione, e promuovendo il territorio come stiamo facendo anche in questo evento Primo Grano. Primo Grano è il nome di una linea di pasta creata nel 2004 per l'80° anniversario ed è stata la prima filiera del grano duro in Italia e abbiamo coinvolto all'epoca oltre 20 agricoltori dell'area vestina. Oggi si parla di sostenibilità, ma lo eravamo anche allora. È doveroso ringraziare tutti i collaboratori che hanno condiviso un progetto di crescita e che ci hanno permesso di affermarci a livello internazionale in oltre 70 paesi del mondo. Siamo cresciuti tanto, abbiamo incrementato l'occupazione ed alcuni di loro hanno fatto una brillante carriera in azienda. Ma la crescita non sarebbe stata possibile senza i clienti. Alcuni di loro sono qui stasera, provenienti dall'Italia e da tutto il mondo. Hanno abbracciato la filosofia di Rustichella d'Abruzzo ed hanno creduto nei nostri progetti. Relazioni consolidate negli anni, ne parlavamo prima, e anche nei decenni. È sorprendente pensare che con alcuni di loro collaboriamo da oltre 30 anni. In un caso abbiamo attraversato con un cliente 3 generazioni. Negli anni abbiamo creato un network all'estero che ci conferma ancora oggi leader nella pasta artigianale. Fu l'incontro con Giorgio Onesti, agente di commercio itinerante, a promuovere Rustichella d'Abruzzo, all'epoca pasta integrale, nelle migliori gastronomie ed a farci conoscere in Italia. La pasta artigianale allora era una piccola nicchia, ora rappresenta un mercato emergente ed in crescita. La storia ci ricorda che forse siamo stati noi a crearlo. Non posso dimenticare nel 1990 il viaggio a New York per conoscere Rolando, con cui è partito il nostro sogno americano, un mercato importantissimo che ha fatto da specchio per l'internazionalizzazione
di Rustichella d'Abruzzo, la lista dei personaggi che negli anni sono stati determinanti per il nostro successo è veramente lunga e non abbiamo voluto scriverla per paura di dimenticare qualcuno. Diciamo loro grazie. Infine la famiglia. L'unione della famiglia, mia madre, Stefania e Giancarlo da sempre con me in prima linea. Abbiamo sposato l'idea dall'inizio, consapevoli che non sarebbe stato facile, ma fiduciosi di portare a casa i risultati. Quando si è giovani, spesse volte si è anche incoscienti, si fanno i doppi e i tripli salti mortali. I rischi non si calcolano. Non possiamo dimenticare l'espressione sbalordita del ragionier Barchesi quando nel 1998, a fronte di un fatturato di appena 2 miliardi, firmammo investimenti di 3 miliardi per il pacificio di Moscufo. La fortuna è stata dalla nostra parte. Parlavamo di famiglia, un catalizzatore determinante nelle grandi decisioni, a volte difficili, a volte contrastanti, ma ha sempre prevalso il buon senso, quel modo di fare che spesso va oltre le regole del business ma porta a successo. Le attività della famiglia Peduzzi erano diverse, una tradizione nella produzione della gassosa e delle bibite. Le bibite gassate ci piacevano e ci piacciono ancora, ma la stagionalità dell'attività obbligava a lavorare quando gli altri andavano in vacanza. Abbiamo scelto la pasta dai nonni materni perché era ed è l'alimento più consumato in Italia ed essendo apprezzata all'estero ci permetteva di viaggiare e scoprire nuovi mondi. Oggi l'85% del fatturato è realizzato all'estero. Ci sono oggi Piero, Carolina e Stefano, entrati in azienda nel 2020, legati da un patto di famiglia per preparare e gestire il futuro. Dovranno continuare a crescere ed a comunicare quei valori che ci hanno sempre contraddistinto: la serietà, l'integrità, la correttezza e l'umiltà. Ma soprattutto dovranno trasmettere sicurezza a tutta l'azienda, il porto dove poter attraccare. E poi Giuditta e Maddalena, nel vivaio e fresche di studi, in attesa di una loro decisione riguardo il futuro. In azienda c'è sempre spazio per chi vuole impegnarsi. Non dimentico mia moglie, che mi rimprovera sempre di non menzionarla tra i ringraziamenti. Nei tanti viaggi ha tenuto botta a tutto, non ha mai fatto parte del business, ma in silenzio ha comunque dato il suo contributo. Qualche problema nei primi anni, ma poi col tempo è diventata una specialista nella preparazione delle valigie. Non voglio dilungarmi tanto perché la serata è piena di eventi. Abbiamo detto tante volte la parola grazie perché da soli non saremmo arrivati a questo punto. Abbiamo tagliato il traguardo e non ce ne siamo accorti. Questo senza mai perdere di vista la partenza e la strada percorsa. Ora godiamoci questa bellissima serata e cogliamo l'occasione ringraziando tutto il team Rustichella d'Abruzzo che ha collaborato all'organizzazione di queste giornate di Primo Grano 100 anni ed in particolare l'ufficio marketing che da diversi mesi sta lavorando per questo progetto. Grazie. Grazie Gianluigi Peduzzi. Bene, parlavamo di questo viaggio, di questi 100 anni, di queste persone che vi sono state vicino in questo lungo cammino e per noi sicuramente sarà un momento molto emozionante perché inizia questa premiazione con un grazie infinito alla signora Nicolina Sergiacomo. E per lei, signora Nicolina. E si dice sempre che dietro un grande uomo c'è una grande donna e qui posso dire che dietro una grande famiglia c'è una grande donna ed è lei, purtroppo. E quindi questo è tutto per lei e l'esempio che dà ogni giorno a tutti noi che lavoriamo in azienda, come mamma, come donna, come nonna. E
col cuore vicino a tutti. Con affetto. Grazie. Grazie a lei. Io ho avuto la sfortuna di non avere una famiglia mia, personale, ma io ho avuto la grande fortuna di essere adottato da Nicolina e avere Gianluigi e Stefania, tutta la famiglia Peduzzi, come la mia vera famiglia. Sono veramente persone autentiche e io non ho parole per ringraziarvi della vita che mi avete regalato. Che belle parole. È una solida amicizia, quindi c'è stata una loro partecipazione ai successi di Rustichella e quindi il premio con tutto il cuore. Grazie. Un riconoscimento inaspettato per lei. Per me sì, inaspettato, però molto accettato con cuore. 100 anni, abbiamo scelto uno dei posti più belli, come sfondo abbiamo il Gran Sasso, per raccontare ancora una volta il nostro Abruzzo che ci accompagna sempre. E questa sera siamo qui a festeggiare con tutti quelli che hanno contribuito a raggiungere i nostri successi nei 100 anni di storia e devo dire che sono molto felice di questa serata. E ricordo sempre che Rustichella è una famiglia e intende intrecciare sempre delle relazioni con tutti gli altri attraverso i sentimenti della famiglia. Italia, when you hold me, don't just hold me, but hold this. Riconoscimento, devo dire, che mi ha commosso, soprattutto perché proviene da una famiglia straordinaria, la famiglia Peduzzi, che frequenta appunto questa terra da sempre, ha le radici in questo territorio meraviglioso, infatti siamo in un luogo meraviglioso ed è un grande ambasciatore del gusto italiano e del gusto abruzzese, quindi per me è stato veramente un momento commovente ricevere questo riconoscimento da Gianluigi e Stefania Peduzzi, che fanno del gran bene all'Abruzzo e all'Italia intera. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva male. Quel giorno lui prese mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato.
così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, ma aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro Signore. Della sua breve vita ricordo il ricordo più grosso, e tutto in questo nome che io mi porto addosso. Di aver ricevuto questo premio. Prego, con Rustichella ormai è diventato un binomio forte di questa terra d'Abruzzo, loro sono speciali, abbiamo iniziato davvero un progetto molto bello insieme e ci sentiamo parte di qualcosa di grande, rappresentiamo un pochino la nostra terra e siamo contenti, quindi per me loro sono davvero super, una grande azienda che si impegna con molta professionalità, e quindi complimenti a loro e felice io di essere parte di questo gruppo. Oggi in poi Tenuta San Pellegrino può rappresentare un riferimento anche per sicuramente feste, per matrimoni e per tant'altro. Grazie, grazie di cuore. L'essenza di un territorio è nei volti delle persone, nelle azioni di ogni giorno, negli spazi che raccontano storie e esperienze, e soprattutto negli occhi di chi guarda sempre al futuro, di chi sogna, progetta, inventa. Per dare forza a tutto questo, c'è una banca che da più di 60 anni sostiene le imprese, le famiglie, i giovani, contribuendo alla crescita del territorio. Presente in 62 comuni e 3 province, con oltre 5.000 soci, è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo per raccolta diretta e impieghi. BCC di Castiglione, Messer Raimondo e Pianella. Una banca differente.
che dà fiducia alle tue idee. Farmacia Comunale Colle Corvino propone tanti servizi come holter prestorio e cardiaco, ECG, autoanalisi del sangue e delle urine, noleggio attrezzatura prima infanzia e liste nascita. Oltre a numerosi sconti sui farmaci, la nostra esperienza e professionalità al servizio del cittadino. Nel tempo ho visto il paese cambiare. Ma una cosa è sempre rimasta la stessa, l'energia che questo luogo mi sa dare ogni volta che ritorno. Vestina Gas e Luce è nata qui per alimentare le nostre case e attività con l'energia del nostro territorio. Se prima forniva solo gas, ora si prende cura di tutti i servizi primari, luce, acqua e fotovoltaico, per produrre in modo pulito l'energia che consumiamo. Ogni volta che scegliamo una fornitura Vestina, stiamo sostenendo il nostro territorio.